Se siete interessati alla tastiera 60% che ha un buon rapporto qualità-prezzo e che è wireless, beh, oggi vi porto la Toc Compact. Wireless, appunto, di Endorphy, una tastiera super ma super compatta, parliamo di una 61 tasti, hot swap, buon rapporto qualità-prezzo, insomma, un sacco di caratteristiche e feature interessanti, ma ovviamente ne parliamo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con introduzione oggi parliamo di una tastiera 60%, nello specifico la Endorphy Toc Compact Wireless, tastiera da gaming RGB ovviamente, no in realtà potete farci quello che vi pare, ma una 60% 61 tasti, regà, o la usate per il gaming o è davvero tosto poi lavorarci, magari se dovete fare, non lo so, produttività, montare video, Photoshop e quant'altro, la 60% è un po' scomodina, ma lo analizziamo dopo, perché parlarne subito non ne ha molto senso, diciamo che per il gaming si presta da Dio, proprio tanto tanto tanto. È una tastiera hot swap e black. Endorphy ancora non la fa bianca, ma non è detto che non la faccia nel prossimo futuro. E ha Switch Kyle Red a bordo, questo specifico modello, poi in realtà ci sta Switch Kyle Black e Brown sul sito disponibile in base a quello che vi piace. Da specificare, i Switch a bordo sono dei Kyle Box, perché appunto hanno delle caratteristiche leggermente diverse dai Kyle normali. E niente, già ve l'ho detto, è hot swap e anche wireless. Prima di analizzare il resto, quindi magari vedere un po' come si comporta la tastiera, varie specifiche tecniche, mi sembra il caso di invitarvi a iscrivervi al canale. Bottoncione rosso, mi raccomando, iscrivetevi, è gratuito, andiamo verso i 2005 e cerchiamo di farlo entro la fine dell'anno, la vedo dura, però vediamo un attimo. Giù in descrizione trovate il canale Telegram dell'offerta, stiamo sotto feste, magari se dovete fare qualche regalo, beh, datevi un'occhiata, tra mouse, tastiere, robe, sempre offerte bomba, e poi ovviamente anche chat di gruppo per farsi quattro chiacchiere. Ovviamente ringrazio anche Endorphy perché senza di loro il sample non ce l'avevo e quindi la recensione non poteva esserci sul canale. Detto questo, attacchiamo con le caratteristiche. Allora, già abbiamo detto un po' di info qua e là. Prima di parlare proprio delle caratteristiche tecniche, vedere la tastiera, vi volevo parlare del packaging, ragazzi, che è qualcosa di divino. Ora, a parte l'estetica e i disegni fatti sopra, è fatto proprio da Dio. E per quanto riguarda la parte interna, c'è anche una bella letterina di ringraziamento che vi ringrazia di aver acquistato il prodotto, frasi motivazionali, insomma. Bella, bella, bella la confezione. Ovviamente in confezione, oltre alla tastiera, troviamo il cavo USB e anche gli attrezzi del mestiere, ovvero lo smonta keycaps e anche lo smonta Switch. Per quanto riguarda invece la tastiera, eccola qui, beh, diciamo che ha una qualità costruttiva sia della scocca che di tutta la tastiera, è davvero bella, densa. Qualità costruttiva alta, è tutta plastica, ma di per sé non è plastica fina, non scrocchia, non fa niente di strano. Per quanto riguarda la parte posteriore della scocca, abbiamo a parte un bel pattern simpatico, carino, e poi abbiamo allora due linee che ci servono per far passare all'interno il cavo USB, due linee, due buchi, due fughe, chiamatele come vi pare, che ci permettono di farlo uscire a destra o a sinistra o nella parte centrale. E poi abbiamo anche il buchetto del dongle del wifi magnetico, e così non ve lo perdete. Per quanto riguarda poi l'altezza della tastiera, è regolabile grazie a dei pedini magnetici, che diciamo che se non so così alti, però fanno il loro dovere, quindi magari se volete la tastiera che vola, che sta per l'aria, è un po' complesso averlo con questa tastiera, è abbastanza raso tavolo. Per quanto riguarda il PCB a bordo, perché sì, già abbiamo detto, è hot swap, è un PCB che ci permette di installare sia switch 3 pin che 5 pin. È un PCB north facing, quindi sì, è hot swap, 3-5 pin e anche north facing, quindi con i switch rivolti verso l'alto. E quelli che abbiamo a bordo sono 3 pin e sono dei Kyle Box Red. Perché specifico box? Perché i Kyle Box Red sono diversi dai Kyle Red che ci sono, diciamo, sulle tastiere normali, perché hanno delle caratteristiche diverse. Abbiamo un travel di 3,6 mm e un pre-travel di 1,8, quindi sono switch molto veloci, diciamo che si attivano molto in fretta, ci mettete poco, ci vuole poca pressione per attivarli, e abbiamo come peso di attivazione 45 grammi. Il problema di questo pre-travel di 1,8 mm, che per esempio rispetto ai 2 mm e il travel totale di 4 dei switch Kyle Red standard o comunque di altri switch lineari di questo tipo, è che si attivano a fretta e quindi potreste fare qualche
Più che misclick, qualche fire di troppo, potete lanciare qualche cosa in più rispetto a quello che dovevate fare. Diciamo che ci sono giochi in cui cambia poco, ci sono giochi invece che potrebbe cambiare tanto, tipo se spari la ulti su League of Legends che te si carica dopo 120 secondi, insomma non è proprio fantastico. Però sono ottimi per il gaming. Un discorso su questi Switch così veloci l'abbiamo già fatto con i Switch e di Akkosild, insomma se volete andatevi a recuperare il video. Per quanto riguarda questi Switch comunque non suonano male anche così stock, ecco. Per quanto riguarda poi la qualità costruttiva della tastiera in sé, che fanno sì che questa tastiera suona decentemente, come abbiamo detto è bella robusta, pochi scricchiolii, ci stanno ovviamente da dire un paio di cose sui stabilizzatori che non sono il top, ma parliamo sempre della tastiera commerciale e che quindi diciamo che l'occhio da quel punto di vista non ce l'ha l'azienda in sé, ma è quasi cosa normale, cosa buona e giusta, diciamo così. Comunque niente di così gravoso, pessimo, diciamo che il suono, tanto adesso vi faccio sentire un sound test e così vi date un attimo l'idea di come suona. Ora, il sound test l'avete sentito, ovviamente parte di questo sound è anche dovuto ai keycaps che al momento ancora non abbiamo citato e che è a bordo questa tastiera dei keycaps in PBT e Double Shot. Keycaps non eccelsi, ma devo dire che alla fin fine sono abbastanza rigidi, non si vanno a torcere se li prendete e li schiacciate nelle parti più deboli dei keycaps appunto. Sono a doppio strato ovviamente perché c'è anche lo strato trasparente per far vedere gli RGB. Per quanto riguarda questi keycaps, il profilo è un profilo OEM ovviamente, quindi niente di strano, e layout, se già non l'abbiamo citato, comunque è un layout AS, anzi, quindi diciamo layout Stati Uniti, che è diciamo un po' l'internazionale. Tastiere di questo tipo trovarle layout italiano è davvero difficile, quindi ci sta, anzi una volta che inizi a utilizzare questo tipo di layout ti ci abitui, non è nulla, io ormai sono un anno e mezzo che l'utilizzo, per alcune cose addirittura è più comodo il layout italiano. Ovviamente abbiamo detto che è una tastiera wireless e wireless 2.4 GHz, abbiamo anche il Bluetooth ed è possibile utilizzarla anche tramite il cavo. In confezione troviamo un cavo abbastanza semplice, niente di che, un cavo normale, non è in paracord, è un cavo che esteticamente è sleeve con le presine USB dorate e niente, a bordo della tastiera abbiamo la Type-C, possibile diciamo sostituire il cavo con quello che vi pare e piace, magari mettendo un cavo coiled o quello che vi pare. È possibile tenere con il Bluetooth fino a 3 dispositivi, ragazzi, che possono poi essere switchati tramite i tasti. Diciamo poi inoltre che, proprio parlando di tasti e di configurazione, ovviamente essendo una 60% 61 tasti, mancano tantissimi tasti e l'unico modo che avete per cliccarli è fare delle combinazioni un po' ambigue. E qui andiamo proprio a parlare al punto focale e della tastiera 60% in sé, ovvero la difficoltà dell'utilizzo se non ci dovete solo giocare, perché alla fin fine fare combo varie per soltanto utilizzare le freccette per esempio non è proprio un granché, ecco. Però alla fin fine chi si acquista questa tastiera a mio avviso deve soltanto pensare al gaming. Se dovete fare altro, o montare video o cose, o vi tenete questa e un'altra tastiera per quando devi montare video, insomma, trovate difficoltà a mio avviso. Monta video, lavorare, io faccio il programmatore, anche lì difficoltà. Per quanto riguarda magari Photoshop, file shortcut, potrebbe essere un po' una rottura di balle. Insomma, come mettete, vi mettete, questa è una tastiera nata per il gaming. Ma per il gaming è il top, perché a parte lo spazio che risparmiate sulla scrivania, ma insomma, è compatta, pesa poco, ma potete portare spazio, le favole, le pare, pesa il giusto e quindi poi sulla scrivania si comporta ad hoc. Tanta, tanta roba per giocare. Ovviamente abbiamo detto varie caratteristiche, ci sono pezzi che c'ha un software, ragazzi, perché ovviamente c'è bisogno di un software per una tastiera wireless, software dove si impostano macro, possiamo disabilitare e attivare varie combo della tastiera, perché sì, ovviamente essendo una 60% c'ha varie combo per attivare i vari tasti, insomma è anche una delle sue scomodità, perché è una 60% ma è anche una comodità avere un software per gestire tutte le varie occasioni, cambiare il colore degli RGB e tanto altro. Detto questo, ragazzi, mi sembra il caso di attaccare con
con le conclusioni. Abbiamo parlato dei switch, abbiamo parlato delle caratteristiche vibe, ho fatto sentire un sound test, già vi ho detto a chi secondo me è riferita questo tipo di tastiera. Mi sembra il caso appunto di darvi conclusioni concrete e complete di tutto, comprensive di prezzo, ragazzi, perché allora attacchiamo subito col prezzo: 69 euro di prezzo MSRP. Al momento su Amazon sta tipo 89 euro e raga, non è il suo prezzo, vale 70 euro, quello è il prezzo giusto, e secondo me bisogna dare un attimo di tempo a Amazon di far allineare il prezzo a uno street price corretto rispetto all'MSRP, perché è uscita adesso, una tastiera molto ma molto recente. È una tastiera hot swap, che comunque già questa è una comodità non da poco se nel prossimo futuro volete cambiare switch o siete un po' dei smanettoni, volete fare varie prove eccetera. Soprattutto poi ho visto anche dei ragazzi su TikTok moddarla e diventa interessante anche in termini di suono. Già così, ragazzi, comunque non suona male, avete sentito il sound test, però non è nemmeno eccelsa. Alla fin fine, soprattutto per esempio i stab sono il punto debole della tastiera in sé, ovviamente come tutte le tastiere commerciali, però i switch alla fin fine non suonano male, tutta la scocca non rimbomba, non fa scricchioli, è rigida, non, cioè la potete piegare come vi pare, sta tastiera non si smuove, quindi di per sé la qualità costruttiva a quel prezzo e tutte le feature che c'ha, wireless, auto swap eccetera eccetera, secondo me ne vale la pena. Detto questo, ragazzi, beh, mi sembra che vi ho detto tutto di questa tastiera, ho sviscerato le varie casistiche e le varie informazioni. Quindi, mi raccomando, se vi interessa, ovviamente giù in descrizione ci sta il link e, a mio avviso, attendete che lo street price però si allinei, perché il valore è quello dell'MSRP, 70 euro circa, e spendere 90 euro per questa tastiera non ne vale la pena al momento. Quindi sicuramente, mo a parte Amazon, ci saranno anche altri store che sicuramente hanno il prezzo allineato al suo prezzo reale. Ovviamente, ragazzi, un altro ringraziamento a Endorphi per avermi dato il sample per realizzare questo video. E niente, ci si vede in un prossimo video. Un saluto da Davide, dal piccolo Baby Yodo, che oggi, anche se siamo nel nuovo ufficio, ci sta. E niente, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un like e ci si vede in un prossimo video. Ciao!